Ben ritrovati a questo spazio per la politica. Siamo con Giovan Battista Calandrino, presidente del circolo velico Mazara Joshua e candidato con il Movimento Cittadino Insieme Si Può al Consiglio Comunale per le prossime elezioni amministrative che si terranno a Mazara del Vallo il 25 maggio 2014. Una lista, Insieme Si Può, che fa capo alla candidatura a sindaco di Vito Torrente. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno a voi. Allora, una campagna elettorale che è entrata sempre più nel vivo. Vito Torrente è stato uno dei primi a consegnare le liste, anzi addirittura il primo. Come sta vivendo lei questa campagna elettorale? Bene, in maniera positiva, poiché abbiamo un programma importante, un programma molto concreto con tante iniziative. Tra l'altro reputo che il nostro candidato sindaco Vito Torrente sia tra le persone che si sono distinte per il proprio operato durante il proprio trascorso politico. E ripeto, la battaglia sarà dura, ma siamo qui insomma a difendere le nostre idee e a portare avanti quello che sarà poi il buon fine della campagna elettorale. Chi è per lei Vito Torrente e soprattutto che sindaco sarà una volta eletto a Mazara del Vallo? Per me in particolare, ripeto, è una persona che è stata vicina a ciò che rappresento io come presidente del circolo velico, ma non in questa occasione della campagna elettorale, della sua candidatura a sindaco, ma ricordo Vito Torrente che già ai tempi del primo trofeo velico d'altura abbiamo organizzato a Mazara del Vallo nel 2005 la Satiro Cup che tutti conosceranno. Allora Torrente era assessore ai lavori pubblici e ripeto non era nemmeno il proprio settore di riferimento che doveva essere lo sport, e invece ricordo che quando seppe di quella iniziativa una domenica mattina mi portò proprio per mano dall'allora sindaco Macardino e disse semplicemente ascolta questo ragazzo perché ha una bella idea, una buona iniziativa, e da allora il circolo ha portato avanti per tanti anni sia quelle manifestazioni veliche, ma poi siamo passati anche per un gemellaggio istituzionale con la Tunisia, abbiamo organizzato questo secondo trofeo, abbiamo messo in campo delle progettualità che si stanno materializzando proprio in questi mesi, tant'è vero che dopo parlerò di questa nuova struttura del circolo velico, la nuova sede della scuola di vela. E quindi, ripeto, tra le persone con le quali io in primis la nostra associazione si è relazionata in questi anni di attività, lui è quello che ha dato maggiore attenzione a quelli che sono gli sport minori, come la vela e come tanti altri, che spesso non trovano appeal in un'amministrazione che dovrebbe rappresentare, in un'amministrazione che dovrebbe avere il ruolo della diffusione capillare dei valori dello sport all'interno del proprio territorio. Dunque allora parliamo di vela, ricordiamo Giovan Battista Calandrino è uno sportivo conosciuto per le tante vittorie anche a livello internazionale con la vela. Mazara è una città di mare, indubbiamente la vela è uno dei primi spunti che anche un turista, un qualsiasi sportivo amante della stessa vela vorrebbe potersi ritrovare una volta a Mazara del Vallo. Ecco, e secondo lei la vela per Mazara potrebbe essere un importante spunto turistico? Come si potrebbe sviluppare? Come si potrebbe incentivare? Quali strutture potrebbero essere create? Allora, ci ritroviamo a riparlare ancora una volta di quale potrebbe essere questo volano, e non solo, non parlerei esclusivamente di vela, ma tutte quelle attività legate al mare e quindi alla nautica, perché ripeto, le attività da fare con il mare ce ne sono tante: canottaggio, lo sci nautico, subacqueo, snorkeling, ci sono tante discipline. Io magari sono di parte, difendo la mia, quella in cui mi sono specializzato, ne ho fatto un lavoro. E dal 2001, quando tornai da un periodo lavorativo nel Lazio, cominciai ad occuparmi di noleggio di imbarcazione, di scuola di vela. È chiaro che in questa città ci sono state delle condizioni penalizzanti
per questa attività, e negli anni la dislocazione di queste attività è stata quasi naturale verso il territorio marsalese, nel quale oggi ancora mi ritrovo a avere. Appunto, parlando di dislocazione, abbiamo una struttura importante da questo punto di vista, Trapani, il Palavela. Ecco, si vociferava a Mazara un tempo, è possibile secondo lei a Mazara una costruzione di una struttura simile che porterebbe turismo e anche incentiverebbe lo sport? Decisamente, ma soprattutto è importante ricordare che l'amplificazione di queste attività, come l'amplificazione della ricettività turistica, non passa obbligatoriamente per la costruzione di grandi opere. Ricordo che a Trapani, in occasione di quel grande evento nel 2006, si è semplicemente rivalutato e riqualificato tutta quella zona portuale, e che un tempo era una zona degradata, e che a mio avviso sarebbe d'obbligo fare anche in tutta la nostra zona che c'è adiacente al fiume Mazara, poiché lo sviluppo di quelle aree limitrofe al fiume Mazara non può che passare per il ripristino dei luoghi. Tant'è vero che io nel 2004, nel 2005 riuscivo con quelle imbarcazioni a vela di cui accennavo prima ad andare a fare cantiere fino lì di fronte alla piazzetta Scalo. Oggi invece a stento riusciamo ad arrivare di fronte alla statua di San Vito. Quindi con il sindaco Torrente avrete sicuramente parlato di dare un'attenzione particolare a questo settore, visto che raccontava prima l'episodio di una decina d'anni fa, quando insieme al sindaco Torrente siete andati a presentare il progetto della Satiro Cup. E volevamo chiedere se oltre alla Satiro Cup avevate pensato anche qualcos'altro poter mettere in pratica in questo, sì, in questo vostro percorso elettorale, dopo questo percorso. Sì, dopo questo percorso elettorale. Ma diciamo che con Vito Torrente non stiamo lavorando a questa progettualità, ripeto, in questi 2, 3, 4 mesi di campagna elettorale, e nell'eventualità, come mi auguro e come sono sicuro che accadrà, che dopo la sua candidatura noi metteremo in campo quei progetti. Ma è già un percorso che va anni da anni, cioè se ne parla sin da quando lui era assessore allo sport alla provincia, di questa struttura velica, di questa nuova sede del circolo velico. Non voglio fare una polemica, ma ripeto, quanto mi è stato vicino un soggetto come Torrento, come altri ragazzi, altri amici presenti attualmente in Consiglio Comunale, non ha saputo fare altrettanto l'attuale amministrazione comunale. Dico semplicemente che è stata penalizzante per la nostra attività, per la nostra proposizione come circolo velico, ma sicuramente lo è stato per altri sport minori. E ripeto, esistono atti deliberativi della giunta comunale che possono dimostrare che questa amministrazione è stata contrapposta al nostro progetto, insomma, e alla nostra attività. Tra le varie novità che Vito Torrente ha portato attraverso la sua candidatura è la nomina ad assessore nei confronti di 3 donne. Ecco, secondo lei che segnale si vuole dare all'elettorato con queste nomine? Ma io nel corso dei miei anni di attività nel mondo di lavoro mi sono sempre più confrontato con il gender sesso, questo a dimostrazione che la donna si è ricavato il suo ruolo in società ormai da tempo come giusto che era, andando a ricoprire dei ruoli gestionali, dei ruoli di comando. Quindi sicuramente anche all'interno di un'amministrazione la compagine femminile saprà dare il giusto apporto, il doveroso apporto, poiché in certi punti strategici, in certi campi, spesso dimostra di essere anche meglio degli uomini. La vostra lista, ricordiamo, si chiama Insieme si può. Insieme si può fare cosa? Cosa si può fare secondo il consigliere Calandrino? Insieme si può fare tanto, si può fare tanto insieme, poiché io che pratico uno sport collettivo, uno sport di squadra, ho sempre raggiunto dei risultati positivi quando il nostro equipaggio ha funzionato come un'orchestra, perché noi in barca assolutamente siamo in 9, in 10,
per assurdo potrei fare una similitudine con una squadra assessoriale, con una giunta, e quindi quando c'è un lavoro di concerto fra tutti questi componenti si ottengono i buoni risultati. Quando ci sono azioni di contrasto all'interno di un equipaggio, quando ci sono delle antipatie, è difficile che si possa eccellere, come spesso non si fa. Che io dico, in una società, in un mondo, quello attuale, dove ci confrontiamo ogni giorno con la competitività, con la globalizzazione, l'unico modo, l'unica via per emergere è quello di puntare sulle professionalità, sulle quelle importanti, sulle eccellenze. Spesso qui non si è saputo nemmeno riconoscere quelle persone che si sono distinte per il proprio operato nel proprio settore. Una domanda di attualità, di stretta attualità: le piace la strada rossa di Corso Umberto, la nuova? Lei mi sta, insomma, un tantino provocando su questo argomento. Io ripeto, provocando ovviamente tra virgolette non mi permetterei mai, no. Però ripeto, è una questione di gusti. Probabilmente chi ha voluto questo tappeto rosso, se così possiamo chiamare, in questa città, è colui che ha voluto imporre anche il proprio gusto nella città, in altri angoli della città, che è discutibile sicuramente, magari c'è chi piace, chi no. Io posso dire che a me non piace, ma soprattutto si sarebbero potuti usare, insomma, questo denaro che è stato speso lì per altre cose più importanti. Tipo per esempio? Una delle tante cose con le quali ci siamo contrapposti con questa attuale amministrazione è stata l'allocazione della nostra sede della scuola di Vela. Ora, il sindaco in primis, ripeto, lui magari vorrà smentirmi, ma ripeto, ci sono prove che è stato così, ha detto che la nostra associazione non poteva insediarsi su Lungomare Mazzini perché lui lì doveva fare altre cose. Sono passati 5 anni, io sulla spiaggia in città non vedo nulla, ripeto, si poteva ripulire un'altra volta piuttosto che fare questo andamento all'area, oppure si poteva fare un intervento nel fiume, perché anche quello lì è un argomento che ne sento parlare da 4 anni, ma io continuo a non poter entrare nel fiume. Sentiamo parlare di relitti che dovranno essere tolti, ma i relitti sono ancora lì e sono sicuro che il 25 maggio li vedremo ancora lì. Lei ha parlato di tante novità che potrebbero essere fatte a Mazara del Vallo, soprattutto per quanto riguarda la manutenzione. Volevamo sapere se qual era la sua opinione in merito ad altre strutture di cui attualmente ce ne si lamenta per la mancanza, tipo gli uffici, l'ospedale che manca, la viabilità. Sicuramente due cose sono importantissime in questa città da sistemare al più presto. Uno è la questione ospedale, perché la sanità è qualcosa di importante per tutti i cittadini, e sicuramente il nostro fiume, poiché, e lo metto al pari della sanità, ripeto, poiché è troppo penalizzante per tutte quelle attività che esistono lì sul fiume, ma parlo non solo delle attività cantieristiche che riguardano il mio settore, ma anche le attività che esistono di fronte, i bar, anche a livello di riqualificazione urbana, che significa ridare valore a tutti quegli immobili che esistono sul fiume. Del programma elettorale di Vito Torrente, in quale punto si rispecchia di più? Ma guardi, il programma è ben articolato e soprattutto c'è una cosa importante, quello slogan della persona al centro di tutto, se va a spulciare punto per punto di quel programma risconterà che c'è coerenza con quello slogan, perché si fa accenno ai bambini, si fa accenno alle aree, insomma, più lontane della città, si fa accenno allo sport, si fa accenno a tante cose, tutti quei servizi che un'amministrazione dovrebbe essere naturale, insomma, offrire alla cittadinanza tutta, questi servizi basilari e principali. In questi 5 anni che rapporto ha riscontrato per quanto riguarda le associazioni presenti sul territorio? Il ruolo delle associazioni quanto è importante secondo lei?
L'associazionismo è molto importante in una città, nella formazione dei più giovani, ma anche nella vita conviviale dei più grandi. E purtroppo, e dico purtroppo, e lo dico con rammarico perché anch'io ho un piccolo trascorso calcistico, questo sport che vive tra i fasti, insomma, sui giornali si parla sempre di calcio, tutti i bambini vorrebbero diventare calciatori, mette un po' in ombra tante di quell'altra attività come la mia, la vela, ma come tanti altri sport. Io per esempio sento parlare poco di tennis, sento parlare poco di equitazione, e quindi il ruolo che dovrebbe avere un'amministrazione attraverso il proprio assessore allo sport dovrebbe essere quello di promuovere tutti questi sport, chiamiamoli minori, ma nel senso che poi nel loro piccolo sono sport importanti, la vela in particolare è un'arte antica, un'arte marinara. E allora, poiché è facile per il calcio, insomma, trovare fidelizzazione, trovare un bacino d'utenza, il ruolo dell'amministrazione dovrebbe essere quello di promuovere e pubblicizzare gli sport più piccoli, altrimenti si parlerà sempre solo di calcio. Ma ripeto, senza nulla togliere il calcio, però il calcio ha già la sua pubblicità, nel senso ne parla la televisione, parla il giornale, dobbiamo dare voce agli altri sport più piccoli. Ecco, diceva poco fa che lei ha anche un passato da calciatore, così come piccolo passato da calciatore, anche e soprattutto come velista, come lo è tuttora. Ecco, sono contento di aver fatto questo passaggio perché mi sono realizzato. Ecco appunto, se ci può raccontare un po' di questa sua vita sportiva, anche in breve. In breve, diciamo che è nato per caso. E spero che mia mamma, quando mi guarderà, non me ne voglia, però quando da piccoli, insomma, si va a scuola e si marina la scuola, così c'era magari chi andava a giocare a palla, chi andava a giocare ai videogiochi. Io ricordo che, avendo fatto una scuola che mi ha portato ad avere dei compagni marsalesi e trapanesi, ho conosciuto questo mondo dei circoli verici marsalesi che mi ha attratto, e allora spesso capitava che, anziché andare a scuola, insomma, andassi lì a giocare, a fare vela, e poi tornavo a casa tutto bagnato, mia madre mi diceva: ma che cosa hai fatto a scuola? Improvvisamente ha piovuto. Allora, per chiudere, se ci faccia un invito ad andare a votare per lei, perché i cittadini manzaresi dovrebbero scegliere Giovan Battista Calandrino e perché dovrebbero scegliere Vito Torrente? Ma scegliere Vito Torrente, ripeto, ne abbiamo accennato più di una volta prima, per la concretezza della persona, per la concretezza del suo programma, e soprattutto perché è una persona trasparente, non è sicuramente un bugiardo come ha dimostrato qualcun altro di essere. Scegliere Calandrino, ripeto, io più che dare io un motivo, ho un trascorso sportivo che parla, credo di essermi speso per questa città e per le attività inerenti alla nautica da diporto. Tra l'altro, ripeto, questa è occasione per annunciare al pubblico che il nostro circolo tra qualche mese avrà una nuova sede, una nuova scuola di vela sul litorale di Pertoletta Granitola, e quindi noi apriremo le braccia a tutti i bambini delle scuole. Abbiamo anche istituito un premio per il miglior bambino delle scuole elementari, il miglior bambino delle scuole medie, che si sarà distinto per doti sia didattiche sia per l'impegno nella società dove vive e che per le doti sportive. Il circolo si farà carico del suo percorso sportivo. Quindi, diciamo, puntate anche sui giovani. Sicuramente, perché i giovani sono i grandi di domani. Io, crescendo, mi sono accorto che purtroppo non ho sempre avuto le possibilità che tanti hanno avuto, quindi vorrei sicuramente dare ai giovani di questa città delle possibilità che a me non sono state date. Ok, bene. Noi ringraziamo Giovan Battista Calandrino, il presidente del Circolo Velico Mazara Joshua, candidato con il Movimento Cittadino, Vista Civica Insieme Si Può, che fa capo alla candidatura
di Vito Torrente per le prossime elezioni amministrative del 25 maggio. Una buona giovanata al nostro Giovanni Battista Calandrino e grazie di essere stato qui con grazie, noi. Grazie a voi per avermi ospitato e in bocca al lupo. Bene, è tutto, noi vi rimandiamo al prossimo appuntamento, grazie per averci seguito e arrivederci.